Antonio Gelatempo si è dimesso da sindaco della cittadina di Cirignola nel Foggiano. La conferma è arrivata nella tarda mattinata quando c'è stata l'ultima giunta comunale in cui è stato ratificato il suo addio, nonché anche gli assessori comunali uscenti. Si conclude così un'attività amministrativa durata 5 anni con molte ombre e poche certezze, con una campagna elettorale velenosa e che si concluderà tra poco meno di un mese. Ci sono davvero molte incertezze, con un centrodestra praticamente spaccato e con Partito Democratico e Movimento Politico La Cicogna che potrebbero andare al primo turno al ballottaggio. Ha suscitato notevoli consensi il convegno sulle energie, fonti rinnovabili e rifiuti organici e solidi, organizzato dalla sede Ovantina dell'Associazione Ambientalista Fare Ambiente, che si è svolto nella giornata di martedì presso il Polo Museale Civico di Cirignola. I temi dell'ambiente, dal fotovoltaico alle fonti rinnovabili, sono fra i cavalli di battaglia del movimento ambientalista, che sin dalla sua nascita ne ha approfondito gli aspetti in provincia di Foggia ed a livello regionale. Hanno partecipato il presidente provinciale Amoroso, Nicola Palatella del Fondo per l'Ambiente Italiano, un agronomo, due ingegneri e il direttore commerciale responsabile regionale dell'associazione Barbetti ed Anna Maria Lucia Avero. La presenza di molti sindaci della provincia di Foggia ha dato ancora un contributo rilevante all'evento stesso. La Libera Virtus Cerignola prosegue la sua intensa settimana di allenamento in vista della penultima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B2 nazionale donne. Le ragazze virtusine, guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, stanno preparando l'attesa sfida interna contro l'Isernia, la capolista del torneo che sino a questo momento non ha perso un colpo, visti i numeri, con 22 vittorie e 2 sole sconfitte, con 65 punti in classifica. L'ultimo risultato positivo, le campane lo hanno avuto nel precedente turno di campionato, vincendo in trasferta per 3-0 contro il Montescaglioso. Servirebbe dunque una partita perfetta per le ragazze opantine per cercare e continuare a credere nei playoff. Dopo questa sfida contro la capolista, alla domenica successiva ci sarà la grande match, altro, contro la Megarid Napoli al secondo posto in classifica.